sono Gianmarco e nel video di oggi torniamo a parlare di casi di cronaca nera che riguardano la moda e più precisamente il caso Gucci. Tutti quanti probabilmente avrete sentito parlare di The House of Gucci, il film con Lady Gaga che interpreta Patrizia Reggiani, la ex moglie, possiamo dire, di Maurizio Gucci, al quale lei avrebbe in qualche maniera tolto la vita. E dico la verità, se avete visto il film, la storia vera è assolutamente molto più interessante. So che amate questa tipologia di video, quindi non dimenticatevi di mettere un pollice su, di iscrivervi al mio canale e attenzione, perché dopo questo video voi non vi ricorderete più di Gucci per la casa di moda, ma vi ricorderete di Gucci per il caso che ha sconvolto l'Italia e il mondo intero alla fine degli anni 90. Ma andiamo con l'ordine. È il 1921 e Guccio Gucci fonda a Firenze la sua prima bottega. Lui amava la moda, aveva buon gusto, lui aveva anche lavorato al Savoy Hotel di Londra, accompagnava le persone dentro gli ascensori e aveva avuto modo di osservare lo stile dell'equitazione, come si vestivano, come si comportavano le persone che amavano il lusso. Lui ha 6 figli, di cui i 3, Aldo, Vasco e Rodolfo, entrano nel merito dell'azienda. La bottega Gucci velocemente diventa famosa in tutto quanto il mondo e aprono molti negozi in Europa e anche in America. E la cosa interessante è che attrici, politici, tutti quanti vogliono avere la valigeria, la moda Gucci, e questo crea un vero e proprio status symbol per questo brand. L'istinto del litigio però faceva parte della famiglia. Uno dei litigi più famosi era avvenuto quando Aldo aveva aperto la filiale di Roma di Gucci via Condotti, questo contro il volere del padre Guccio Gucci, il quale aveva lasciato in mano alcuni compiti per quanto riguardava l'azienda proprio ad Aldo, mentre Rodolfo si era dato al cinema, lui voleva diventare un attore. Purtroppo però la sua carriera non decolla effettivamente ed è costretto ad abbandonarla, specialmente quando nel 1953 Guccio Gucci passa a miglior vita. I due fratelli però, Aldo e Rodolfo, fecero il vero successo di Gucci, con Aldo che rappresentava la forza imprenditoriale e Rodolfo quella creativa. Il terzo fratello, che è Vasco, morì nel 74 e non aveva figli, e per questo motivo l'eredità dell'azienda venne divisa 50-50 tra Rodolfo e Aldo. I futuri eredi designati a questo punto erano 4: Maurizio Gucci, che era il figlio di Rodolfo, e i figli di Aldo, Roberto, Giorgio e Paolo. All'inizio degli anni 80 l'azienda Gucci è di successo, ma dire di successo è poco. C'erano negozi ovunque, prodotti ovunque, erano letteralmente l'emblema del lusso italiano, perché Rodolfo e Aldo avevano dato una vera e propria nuova vita all'azienda, addirittura arrivando a un volume di affari da oltre 200 miliardi di lire. Però nel 1983 Rodolfo muore ed è qui che si ha un nuovo cambiamento negli equilibri della famiglia. Maurizio Gucci, infatti, il figlio di Rodolfo, aveva ereditato la metà dell'impero e ora che aveva conseguito il potere iniziò a vedere il parentado come un vero e proprio ostacolo. Fino ad allora, prima della morte, Maurizio aveva lavorato a New York insieme allo zio Aldo, ammassando una fortuna enorme che includeva appartamenti a San Babila, Ville St. Moritz e addirittura un veliero di 66 metri, che è il Creole, uno dei velieri più famosi al mondo, se non il più famoso al mondo, che aveva acquistato e restaurato spendendo oltre 6 miliardi e nel 1987 gli sarebbe stato sequestrato dalla Guardia di Finanza italiana, diventando poi il perno centrale di varie indagini che riguarderanno la famiglia e più precisamente Maurizio Gucci. La moglie di Maurizio è Patrizia Reggiani, l'aveva conosciuta negli anni 70 e poi l'aveva sposata 2 anni dopo, nel 1972, presso la chiesa di San Sepolcro a Milano, una chiesa che mi dà sempre i brividi perché io ci passo letteralmente avanti ogni volta che vado a Milano, che rimarrà anche iconica nella sua vita. Più avanti in questo video capirete il perché. Il matrimonio tra Maurizio e Patrizia però non viene visto di buon occhio dal padre Rodolfo, questo perché aveva visto in Patrizia una donna un po' arrivista. Lei sicuramente era molto innamorata del nome Gucci, del patrimonio, dei soldi. Che poi fosse innamorata anche di Maurizio, questo qua non si sa, probabilmente sì, raga, però insomma questo è per dirvi che il papà di Maurizio non era tanto d'accordo con questo matrimonio, però glielo lascia fare. Rodolfo infatti non è d'accordo e dice: se vuoi sposarti fatelo lontano da me e sai cosa, io provo a escluderti dal testamento. Rodolfo non ci riesce e il matrimonio tra Patrizia e Maurizio va avanti tra il lusso più sfrenato. Letteralmente lei divenne un'icona della moda e della bella vita per la sua poca dedizione al lavoro e la sua voglia di fare festa. Patrizia infatti non lavorò mai nella sua vita, non ha neanche mai lavorato adesso che è ancora viva. Tutto quello che interessava a lei era
divertirsi, organizzare party e uscire con le amiche. Patrizia amava senza limiti il lusso, i gioielli, il jet set, la fama, le celebrities, e lei e Maurizio erano contenti. Avevano due figlie alle quali compravano qualsiasi cosa anche solo per il gusto di farlo. C'è una sua citazione che mi fa sempre morire in una sua intervista dove racconta il suo passato, dove dice: dimenticavo addirittura le mie figlie in alcune boutique perché mi distraevo e me ne andavo, e quando me ne accorgevo dicevo: ma mi manca qualcosa. Sì, Patrizia, le tue figlie. È il 1985. Maurizio possiede il 50% della casa Gucci. Il 40% resta ad Aldo e un 3,33% a ciascuno dei tre figli di Aldo. I piani di Maurizio per il brand erano molto semplici. La sua idea era quella di portare una gestione moderna ed efficiente nell'azienda e di ridurre il catalogo, che al tempo contava quasi 22.000 pezzi. E voleva anche ridurre i monomarca, portarli da 2000 a 1250. Tutto questo era per ristabilire la fama e il prestigio di Gucci, che si era diluito a dismisura durante la politica di espansione che aveva avuto durante gli anni 80. E inoltre avevano inondato il mercato di prodotti, di licenze, che avevano un po' macchiato il brand e lo avevano fatto diventare un po' troppo disponibile a tutti e non più di lusso. La fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 furono un momento denso di transizione per Gucci. È nel 1989 infatti che arriva la prima direttrice creativa dell'azienda, che è Dawn Mello, la quale aveva avuto la difficoltà di dover cercare di rimettere a posto tutta la situazione, tutte le varie licenze, per poi comunque spianare la strada al vero e proprio primo direttore creativo famoso di Gucci, che è Tom Ford. È a questo momento in poi che cominciano a succedere alcune cose molto particolari che creeranno le basi per il caso assurdo che riguarderà poi l'omicidio di Maurizio. Perché Maurizio aveva un'idea ben precisa: lui possedeva il 50% dell'azienda, ma questo non era sufficiente per prendere decisioni molto importanti. Per prendere decisioni molto importanti in una società devi detenere il 50 più 1%, in questa maniera hai la quota maggioritaria. E lui cosa pensa di fare? Va da Paolo, che è uno dei tre cugini, e gli dice: mi venderesti le tue quote? E lui gliela vende. In questa maniera Maurizio acquista il 51% della società, diventando l'azionista maggioritario della Gucci, potendo in questa maniera cacciare effettivamente lo zio Aldo. I vari progetti di Maurizio però hanno alcune falle. La Guardia di Finanza effettua dei controlli nella società e scopre che Maurizio deve al fisco una cosa come 599 miliardi di lire, e persino il suo veliero Creole viene ipotecato, compreso tutti quanti questi 599 miliardi di lire in beni, in maniera da poter in qualche maniera coprire i vari buchi che aveva fatto. E lui scappa letteralmente e Patrizia si ritrova da sola, o meglio, si ritrova condividere molto molto tempo con una donna, Pina Auriemma, la quale aveva origini di Napoli ed erano inseparabili. E nonostante venga detto ovunque che Pina era una maga, non era vero che era una maga, magari faceva le carte ma non era una maga della televisione. Si erano conosciute in vacanza e addirittura Pina per un certo periodo aveva gestito un negozio Gucci. Torniamo un po' più indietro al 1985, dove la relazione tra Maurizio e Patrizia si fa un po' più difficoltosa. Lui infatti viene descritto come un po' sbandato di testa, e Maurizio esce di casa con la scusa di un viaggio di lavoro senza farsi mai più rivedere dalla moglie e dalle figlie. L'ipotesi era che probabilmente aveva un amante e Patrizia ne era convinta al 100%. Fatto sta che comincia un divorzio costosissimo, il quale però costa molto di più alla psiche di Patrizia, la quale non ha tanto paura di perdere i soldi perché non li perderà. La sua più grande paura è quella di perdere lo status la signora Gucci, quel cognome che tanto si era guadagnata e che tanto voleva. E per questo motivo lei continua a farsi chiamare signora Gucci da tutti. Dovete immaginare che Maurizio all'inizio le passava 200 milioni di lire al mese, e poi si era passati a 350 milioni in agosto, perché questi le servivano per affittare la barca. In ogni caso comunque per Patrizia questo non era sufficiente, aveva moltissima invidia, moltissima gelosia. Questo fatto di non essere più ufficialmente la signora Gucci la uccide dentro, e quindi si era confidata con la sua amica Pina, dicendo che avrebbe veramente tanto voluto che Maurizio passasse a miglior vita, che avrebbe tanto voluto trovare qualcuno che l'avrebbe fatto al suo posto. E questa cosa all'inizio rimane solamente un'idea. Lei lo dice sempre in giro come battuta. È 1991 e a Patrizia Reggiani viene diagnosticato un tumore al cervello, il quale viene rimosso con successo, e accanto a lei ci sono solamente le due figlie, sua madre Pina Auriemma, ma non c'è
Maurizio. Anzi, la cosa fece infuriare talmente tanto Patrizia che in un messaggio telefonico disse a Maurizio: per te l'inferno deve ancora arrivare. Presa dai deliri, dello sconforto e di tutta questa situazione, Patrizia decide di parlare di nuovo con Pina, di quanto vorrebbe vedere Maurizio in una tomba, di quanto lo vorrebbe vedere all'inferno, di quanto vorrebbe fargli del male. E Pina prende questa sua idea forse un po' troppo seriamente. Pina infatti capisce che Patrizia faceva sul serio e per tenerla buona aveva pensato ad una truffa. Pina infatti dice questo: Patrizia chiedeva a tutti quanti per avere un killer che uccidesse il marito. Siccome sono di Napoli, pensava che avessi delle conoscenze nella camorra e gli ho dato il contatto di un milanese, Ivano Savioni, solo per tenerla buona. Queste persone non erano pregiudicati, non erano delinquenti, non avevano mai sparato. Se vi dà qualcosa in anticipo, prendetelo, ho detto a Ivano. Invece Patrizia è scesa in campo, si è messa d'accordo con loro e io non ne sapevo niente. Pina oggi si dichiara molto pentita di questa cosa e ha detto più volte che avrebbe voluto denunciare Patrizia Reggiani, ma che a un certo punto l'idea di truffarla e di guadagnare del denaro aveva superato l'idea della denuncia. Fatto sta che comunque la messa in scena va avanti e la cifra pattuita era di 500 milioni di lire, di cui 150 dovevano essere versati immediatamente. La Reggiani fa qua una cosa che onestamente a me sembra allucinante: e si fa firmare una ricevuta dai sicari. Addirittura sta ricevuta la chiude in una busta e la porta da un notaio, così in sicurezza. Ma tutto bene! Cioè, è proprio una roba che mi viene da dire: ma non stava bene. Cioè, letteralmente tu consegni a un notaio la prova che è soldato un serial killer. Il gruppo formato da Orazio e da quell'altro Ivano viene denominata la banda Bassotti, il che già adesso vi fa capire quanto questa cosa sia effettivamente sopra le righe. Sembra veramente una commedia italiana. Orazio aveva intascato tra l'altro la fetta più grande della torta, perché erano 350 milioni di lire che furono prontamente bruciati al tavolo da gioco, mentre Ivano se ne era beccati 50 milioni perché lui si era occupato della logistica, mentre Pina ne aveva 3 al mese come vitalizio. È il 27 marzo del 1995 e siamo a Milano, sono le 8:45 e Maurizio Gucci ha 46 anni e viene ucciso da 4 pallottole mentre saliva velocemente i gradini del palazzo di Via Palestro, sede dell'azienda. Ed è in questo momento che lui perde la vita. Maurizio infatti muore sul colpo e l'unico testimone oculare è il portiere del palazzo, Giuseppe Onorato, il quale viene a sua volta ferito da un colpo dei due killer. I due risalgono in auto e fuggono. Il mistero del caso Gucci è appena iniziato. La folla ovviamente si raduna immediatamente davanti gli uffici di Via Palestro e poi, quando si scopre che il corpo è quello di Maurizio Gucci, la stampa va fuori di testa. Immediatamente le indagini sono ovunque per cercare di capire cosa è successo. Si indaga sul suo passato, su quello che aveva fatto negli ultimi mesi, perché si pensa a un vero e proprio attentato, un colpo di stato, qualcosa di stampo mafioso. Eppure il cugino Paolo Gucci, reduce anche lui da problemi con la legge, destinato a perdere la vita a pochi mesi di distanza da Maurizio, aveva detto più e più volte che Maurizio non era morto per motivi finanziari, c'era qualcun altro dietro quel gesto. Nell'estate del 96 però il nome di Gucci sparisce dai giornali. Nessuno è più interessato a questa storia, le indagini sono state fatte, non se ne è venuto fuori per niente e la banda Bassotti a quanto pare l'ha fatta franca. Poi però c'è la svolta nel 1997 con una telefonata al Criminal Poll. A rispondere alla telefonata è Filippo Nini, ex dirigente Criminal Poll. Dall'altra parte della cornetta c'è Gabriele Carpanese, uno dei resident dell'albergo in cui lavorava proprio Ivano Savini. Lui comincia a raccontare una storia, un misto tra follia, commedia e qualcosa di così tanto incredibile da non riuscire a credere nemmeno che possa essere vero. Gabriele Carpanese però era un po' un disperato, e lo dico perché era veramente disperato, non si rendeva conto nemmeno lui di quello che stava facendo. Stava riaprendo un caso che avrebbe sconvolto il mondo intero di nuovo negli anni 90. Racconta infatti che conosceva Ivano Savini, il quale aveva cominciato a cercare persone per fare un attentato e rapire Patrizia Reggiani. Ivano Savini infatti aveva perso e sperperato tutti quanti i soldi che le aveva dato la Patrizia Reggiani, quindi lui si era fatto un'idea: adesso io spavento la Patrizia, la rapisco e mi faccio dare altri soldi da lei. A Gabriele pensa:
no, questa cosa io la vado a dire alla Criminal Poll e io svento tutto quanto e magari ci guadagno pure qualcosa. L'auto di Savioni infatti viene riempita di microspie e i telefoni della Reggiani finiscono sotto controllo e in breve le prove sulla colpevolezza di Patrizia e della strana banda di criminali, banda Bassotti, si accumularono e scattarono gli ordini di cattura. Ora voi dovete pensare che comunque Patrizia non è che non era stata mai indagata. C'erano forti sospetti che lei avesse ingaggiato qualcuno, ma non c'erano le prove. Fatto sta che comunque la storia arriva alla soluzione, perché il 1 febbraio del 1997 la Criminal Poll irrompe nell'appartamento di Corso Venezia in cui abitava Patrizia e lei è nel corridoio addosso una vestaglia e non batte ciglio. Guarda Criminal Poll e dice: bene, andiamo. Quasi come se fosse consapevole per cosa l'erano venuta a prendere. E lei viene portata in caserma indossando solamente un visore e degli orecchini d'oro. E la caserma in questione è proprio la stessa caserma che si trova a 4 metri di distanza dalla chiesa di Piazza Insurrezione dove lei si era sposata. La vedova Gucci proverà comunque in ogni maniera a intorbidire le acque, prima offrendo 2 miliardi a Pina Auriemma per prendersi l'intera responsabilità e poi anche provando a scolparsi dicendo che il tumore che ha avuto nel 91 le aveva causato delle tube psicotiche, quindi per questo motivo non potevi criminalizzarla, lei non era colpevole. Ovviamente prima dell'omicidio, ai tempi a cui aveva pagato l'anticipo di 150 milioni, Patrizia aveva lasciato la busta chiusa dal notaio dove c'era scritto proprio che chi li aveva lasciati alla banda Bassotti, quindi questa è la prova più grande e più eclatante che poi la porterà a scontare la sua pena in carcere. La sentenza infatti viene letta il 3 novembre del 1998 e dichiara Benedetto Ceraulo per aver eseguito materialmente l'omicidio, perché lui era uno di quelli che era dentro quella macchina famosa, e quindi gli danno l'ergastolo. Per quanto riguarda Patrizia Reggiani, riceve 29 anni come Orazio Cicala, ossia l'autista del killer, lì quello che ha sparato. Patrizia Reggiani comunque non ha scontato tutti gli anni, perché nel 2016 è stata liberata e ha descritto in un documentario molto interessante la sua vita all'interno del carcere, dicendo che per lei il Saint Victor, come lo chiamava lei, gli aveva dato un nome francese, è stata un'esperienza bellissima, fantastica, dove viveva con i suoi furetti e dove ogni giorno c'era l'estetista piuttosto che la massaggiatrice, e per lei è stata un ritiro spirituale. Addirittura c'è stato un momento dove il Victor's Residence, come lo chiamava lei, le aveva offerto anche la libertà vigilata, dove però doveva fare dei lavori socialmente utili. Lei aveva risposto che non aveva mai lavorato un giorno della sua vita, non avrebbe cominciato certo da quel momento, e quindi ha scontato il resto dei suoi anni all'interno del carcere. Oggi è una donna libera. Per quanto riguarda Pina Auriemma, anche lei ha scontato la sua pena e dice che Patrizia era una pazza e che ha pensato molte volte di andare alla caserma dei carabinieri e denunciare tutto quello che sapeva. Probabilmente Pina Auriemma non aveva voglia anche di denunciare il fatto che riceva costantemente soldi da Patrizia Reggiani, e forse non aveva neanche voglia di dichiarare il fatto che probabilmente era stata lei ad organizzare tutto quanto insieme a Patrizia e che entrambe erano consapevoli. Le figlie di Patrizia Reggiani non hanno più rapporti con lei, anzi c'è una causa in corso se non sbaglio, dove le figlie cercano di privarla del vitalizio che le stanno dando per il resto della vita di Patrizia, perché secondo loro non è corretto che la mandante dell'omicidio del padre riceva dei soldi che fanno parte dell'eredità del padre. Ora ragazzi, fatemi sapere voi giù nei commenti cosa ne pensate di questa storia, io la trovo sconvolgente, è veramente una roba allucinante. Se guardate le interviste di Patrizia vi fa volare, perché per quanto la vorresti odiare ti fa ridere, perché lei parla con una naturalezza di tutto quello che ha fatto, di tutto quello che ha vissuto, come se fosse la cosa più normale del mondo, come se lei vivesse su Beautiful, e il che fa un po' pensare al fatto che forse è veramente pazza. In ogni caso fatemi sapere giù nei commenti la vostra opinione, sono molto curioso. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, perché esce un nuovo video ogni martedì 15 e ogni sabato alle 10:30 e non tanto il giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Vi mando un bacione grande e al mio prossimo video, ciao.